Buongiorno ragazzi, oggi vi porto con me in un altro dei miei allenamenti. Sono sul tracciato della vecchia ferrovia Capranica-Civitavecchia, una ferrovia entrata in funzione nei primi del Novecento e che poi è stata dismessa agli inizi degli anni 90. Tutto ciò che rimane oggi della ferrovia è questa sterrata che si inerpica in uno dei territori più impervi di tutto il Lazio. Oggi ho fatto il bravo, ho messo le scarpe. Oltre questa galleria c'è la fine del mondo civilizzato e io devo entrarci dentro. Sente già da qui l'aria fredda che proviene dall'interno. Sono circa le 7 meno un quarto del mattino e ancora l'aria è fresca, però adesso mi metto in moto perché se esce il sole poi mi cuocio. Buongiorno. Percorrerò un tratto di circa 8 km tra andata e ritorno. Voglio arrivare alla vecchia stazione abbandonata di Monte Romano, lì ci sono delle cose interessanti da vedere. Arrivati. Questa è la stazione abbandonata di Monte Romano, là in fondo la cisterna dell'acqua. Questo è il punto più caratteristico di tutto il tracciato, o comunque quello che a me piace di più. Sulla rupe alle mie spalle c'è l'antico insediamento etrusco di Luni sul Mignone. Più avanti un ponte di ferro sul fiume Mignone, che per l'epoca era un'opera di alta ingegneria. Adesso ve lo faccio vedere un attimo, voi sapete che a me l'ingegneria gusta una cifra. Ponte, ragazzi, sotto c'è il Mignone, penso che si vede. Adesso torno indietro perché già ho le vertigini. Adesso ci arrampichiamo sulla rupe, qui andiamo a vedere l'abitato etrusco. Guardate che roba, un unico immenso blocco di tufo. Sono sulla cima della rupe, lì sotto c'è la stazione di Monte Romano, la ferrovia da dove sono venuto. Quest'altra parte di qua invece c'è il ponte dove siamo appena stati e tutta la valle del Mignone. A me piace tantissimo la vista che si gode da quassù perché dà proprio l'idea di quanto sia selvaggio questo territorio.
date un po' un'occhiata. Qua c'è solo il nulla per svariate decine di chilometri. Eccoci arrivati a Luni. Si intravede la tettoia che hanno realizzato per proteggere lo scavo. Qui dove c'è questo enorme scasso sorgeva la capanna. Si tratta, ho appena letto, di un'abitazione monumentale, quindi probabilmente la residenza di un capovillaggio. Ho detto un'inesattezza, non siamo nel periodo etrusco, ma siamo nel proto villanoviano, quindi XII secolo avanti Cristo. È scavato per 6 metri in profondità, probabilmente sotto c'era un magazzino, poi c'era un pavimento di legno, poi altri blocchi di tufo e infine il tetto di legno della capanna. Qui c'è una grotta con un altare annesso, una sorta di luogo di culto che però è successivo all'insediamento. Ragazzi, mi sono riposato, rifocillato e adesso me ne torno indietro. Che so, zozzo de bivo sulla barba? Voi ricordatevi di lasciare un bel like, spero che il video vi sia piaciuto, e di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime avventure. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa tipologia di video con all'interno un po' di storia, dove andiamo a visitare luoghi abbandonati. Lasciatemi tutto quanto scritto sotto nei commenti. Un saluto ragazzi, state bene e ci vediamo ad un prossimo video.